In pochi ricorderanno negli anni che Teramo-Ascoli è finita 2-2. In pochi ricorderanno che il Teramo alla fine ha mantenuto i 4 punti di vantaggio sulla seconda. In tantissimi invece ricorderanno che il Teramo è stato promosso in Serie B e che alla fine la lotta intestina tra Donnarumma e la Padula l'ha vinta il primo con 23 gol segnati e con il secondo rimasto fermo a quota 21 con un rigore anche fallito. Nella storia, al di là della promozione del Teramo, resteranno anche i numeri di questa partita, con quasi 9.000 persone al Bonolis, record di presenze di sempre e un incasso che mai si era registrato. Teramo-Ascoli non era una partita come le altre, ma nemmeno aveva l'assillo del risultato a tutti i costi. Tanto è vero che il Teramo ha un approccio soft alla gara che permette ai bianconeri di trarne immediatamente vantaggio. Dopo 5 minuti Mustacchio pesca Berrettoni nell'area biancorossa e il numero 10 bianconero non perdona. Il vantaggio marchigiano non scompone più di tanto i teramani che continuano a mantenere il loro ritmo. L'Ascoli è presente ma il Teramo, se stuzzicato, si fa sentire. Il primo tentativo di una certa consistenza verso Ragni lo porta Fiore che si vede deviata alla conclusione. Poi Donnarumma al 28esimo cerca la via del gol non trovandola di poco. Alla mezz'ora su angolo è Caidi di testa a tenere Ragni sul chi va là. Ma passano 2 minuti e l'Ascoli raddoppia. Nardini vede il movimento di Tripoli nell'area biancorossa, preciso il servizio, delizioso il tocco al volo. Il 2-0 ascolano provoca la reazione del Teramo, che non ci sta a fare brutta figura nel giorno della festa e poco dopo accorcia le distanze. È il 29esimo quando Donnarumma rompe l'equilibrio nella gara dei marcatori con la Padula, l'imbucata è di Cenciarelli e l'attaccante biancorosso vola a quota 22 gol con una conclusione chirurgica. Il Teramo continua a provarci con la Padula ma senza fortuna e deve stare attento anche alle iniziative ascolane come quella che porta Mustacchio a tu per tu con Narduzzo, bravo a chiudergli la strada. Le premesse per un pareggio del Teramo comunque ci sono e arriva puntuale dopo 12 minuti della ripresa quando la coppia del gol, Donnarumma-La Padula, si mette in moto, triangolo 3-2 e conclusione implacabile di Donnarumma che permette al Teramo di agguantare il pari. A questo punto, spinto dal pubblico, il Teramo la partita potrebbe anche vincerla. È il 28esimo quando la Padula si ritrova tu per tu con Ragni, ma gli calcia sul piede. Non è giornata per l'attaccante torinese, anche se Berrettoni, pochi secondi dopo, ne segue le orme calciando al lato da 2 passi a porta teramana spalancata. Ma il Teramo ha la palla match al 35esimo. La Padula si presenta solo davanti a Ragni e Cinaglia è costretto al fallo. Rigore per il Teramo e rosso per il difensore ascolano. Sul dischetto va la Padula, ma Ragni gli nega la gioia del gol. Poco conta, la festa è già iniziata, il Teramo è in Serie B già da 7 giorni ed ora il futuro è quasi già presente.